Quirinale, ovviamente fare nomi in questo momento e giocare con i nomi significa semplicemente bruciarli e arrivare a gennaio senza più un nome. Ciò che posso dirvi e che vale per tutti, in particolare per me, è che tutti i retroscena che si leggono in questi giorni non solo sono fantasiosi, ma ho smesso di smentirli. E ci sono alcuni giorni in cui io sono protagonista di retroscena di segno opposto, che mi vedono sostenere due nomi completamente differenti e all'opposto. Quindi, dal mio punto di vista, in questo momento il Quirinale deve essere, e il dibattito sul Quirinale deve spingere tutte le forze politiche ad un grande atto di responsabilità nazionale. A noi serve il profilo migliore che possa garantire l'unità nazionale e garantire il rispetto della Costituzione e dei suoi valori.